La ile non è altra cosa che il magnetismo risultante dalla composizione e dalla mistura dei primi elementi. La ile è il principio materiale di tutte le forme, eccettuate le anime ragionevoli. Si crede pure che l'anima ragionevole sia unita al corpo organizzato per mezzo della ile. La natura non può unire gli estremi senza prima alterarli. Dio lo può. E così l'anima ragionevole non subisce alterazioni. Vi sono tre nature in ogni misto, ed è così anche nel grande mondo dove queste tre anime si incontrano. In ogni misto, lo spirito, l'anima e il corpo non sono che una medesima cosa in natura e sono distinti tra loro solo per la mescolanza degli escrementi con e tra loro. Gli escrementi non sono composti dagli stessi elementi della pura sostanza, ma la loro composizione è diversa ed il loro magnetismo dissimile. Da ciò dipende la loro eterogeneità e la discordanza reciproca tra loro e la pura sostanza. La forza e la durata del misto consistono nella sua purezza e dipendono dalla separazione degli escrementi, che si compie negli animali come negli altri misti. Tra le tre parti dell'umido radicale, la più sottile e la più pronta ad infiammarsi è chiamata anima. Questa anima non è l'ultima perfezione del corpo organico o del magnetismo specifico che dona la vita, ma solo la parte principale materiale che specifica e trattiene questa perfezione e questa anima vivificante della macchina organizzata. La Yule intero del misto o il soggetto del magnetismo specifico è il focolaio della vitalità. L'anima vegetante e l'anima sensitiva sono prodotte dalla ile, ma non l'anima ragionevole. Per questo l'anima ragionevole è immortale, come anche gli stessi pagani hanno creduto.